E beh, ragazzi, siamo tornati su un nuovissimo video di Inazuma Reaction. Perché oggi, ragazzi, andremo a reactare a Jordan per il video interattivo che ha fatto. Perché, ragazzi, voglio giocare anch'io a questo gioco. Perché l'ha fatto interattivo e quindi perché non giocare anche noi a questo gioco? Quindi voglio fare anche la mia squadra che farei col budget e quello che succede. Io non ho ancora visto il video, lo volevo fare con voi, per voi. E ringrazio Jordan, ovviamente, perché lo sto ributtando un po', però lasciamo perdere. Giochiamo, dai. E salve a tutti ragazzi e bentornati Diciamo che è anche una sorta di reaction più o meno. E nel canale. Oggi ragazzi, sì, iniziamo una vai. nuova serie incredibile che ci porteremo per tanto tempo, perché è Ok. possibile farla in tanti modi diversi. Sì. La porterò ogni tanto anche in live, quindi mi raccomando, Benissimo, iscrivetevi, ragazzi, lasciate almeno un bel mi guarderemo piace, anche attivate la le campanellina, insomma, per non perdervi live. nessun video e ovviamente In nessun. poche parole vi spiego io il gioco. Escono. Allora, qua abbiamo tre giocatori che non sappiamo quali sono. E il nostro budget è 500 milioni. Quindi noi sapremo solo di tre giocatori e dobbiamo sceglierne uno per fare una squadra. Quindi, allora, in pratica c'è una formazione e i giocatori che escono di sotto. Quindi noi, in base a quanti soldi spendiamo, possiamo scegliere se spenderli di più in dei giocatori, di più in degli altri. Adesso, quando uscirà il primo pick, vi farò vedere. Una notifica delle live, Intanto, qua ci sono certo quattro, dovremo tre attimo che io formazioni, nell'episodio se non mondiale partita sbaglio. con insomma gli Sto un po' obiettivi a skippando tutto il nostro Jordan, però budget andiamo c'è preparatici ispirazione. al giocatore, io spero che quindi su diciamoci in azione. Ok, non Abbiamo so il il 3-5-2. pick però che ha fatto Sara, devo dire Poi molto 4-4-2 e il 4-3-3. Che non è questo. Perché non esce il 4-3-3? 4-4-2 e 4-3-3. Ok. Questi ragazzi sono le formazioni. Già è andato a scegliere il 4-3-3 e qua arrivano i primi giocatori. qui in grafica anche a voi. Adesso vi spiego un Primo po'. portiere. Eccoli qua. Noi abbiamo un giocatore, il più forte, che vale ovviamente di più, in questo caso come Joseph King. Un giocatore versatile, in questo caso Sandra Fischer e Hood. Quindi, possiamo scegliere tra questi tre giocatori. Io andrei a mettere la mia scelta su Sandra Fischer. Spendiamo appena di meno, però ragazzi, non prendiamo un giocatore come un giocatore come Wood, che ragazzi, cioè, è un po' scrauso, ragazzi, e non spendere tanto come Joseph King. Però comunque Sandra Fischer è un portiere, è una portiere molto valida. Quindi andiamo a scegliere Sandra Fischer. Adesso vi faccio vedere. Perfetto, primo pick, ragazzi, Sandra Fischer. Andiamo a vedere cosa sceglie Jordan. Joseph Vediamo un po'. King, ok, con 70 milioni di budget. Sì. Poi abbiamo Ah, Sandra e con quindi il 40. nostro budget da 500 milioni. Adesso vi prendo anche una calcolatrice, così facciamo prima. Devo farmele prima queste cose, ma non ci ho pensato. Abbiamo questo budget qua, quindi 500 meno 45. E abbiamo 455 di budget ancora. Perfetto. 45, Vediamo che bene, sceglie bene. E Jordan. poi abbiamo Hood a caso. Con 30, allora Hood ovviamente lo escluderei Bravo. tantissimo, ragazzi. Bravo. È Secondo me un farà la portiere stessa cosa molto, che ho pensato molto io. inutile in questa Cioè, la pensa sfida, come me, possiamo Jordan, dire secondo me, in così. questo momento. Ho paura. Devo dire che effettivamente non reputo né King né Sandra all'altezza, ok, di questa situazione. Come non all'altezza? Sandra. Però io ho una strategia in mente. Vai. Ovviamente il portiere per me è uno dei punti cardine. E quindi Esatto. vi dirò, meno 70 milioni. Ha preso Joseph King. Ragazzuoli, Joseph King, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, Joseph King. Vediamo un po' perché ha fatto questa scelta Jordan. E Ma io mi vado a prendere se poi frutterà qualcosa questa scelta. Ok, Joseph King. Passiamo al primo pick dei difensori. primo pick dei difensori troviamo Billy, che comunque è valido, Downtown e Nathan Swift. Allora, io non vorrei togliere il mio primo slot con Nathan Swift, perché magari dopo posso uscire della gente più forte che a me piace di più. Quindi Nathan Swift sì, è valido, ma io andrei per questo pick, prenderei quello con di meno, ovvero Downtown. Perfetto, abbiamo Downtown.
E ovviamente E ne il nostro abbiamo. budget va meno 25, quindi in questo caso abbiamo 430 crediti ancora. E Ho 4. In questi questo sono spese caso recuperate con abbiamo l'attaccante. Nathan, Billy e Vediamo chi sceglie il Downtown. nostro Jay. Secondo me Ok, sceglierà abbiamo Nathan. 25 di Downtown, Ma scriverà 45 Nathan. Billy e 70 Nathan. Vediamo un po'. Ok, allora potremmo metterlo. Effettivamente, noi abbiamo i terzini, quindi Sì. Nathan potrebbe andare, però 70 milioni. Ecco. Però credo che comunque Nathan, noi possiamo anche giostrarci la formazione, metterlo difensore e quindi punterei sul far cagare, diciamo così, nel prossimo pick e quindi punterei ancora una Quindi volta mettiamo sul Nathan. migliore, quindi andiamo di E Nathan e ha speso già 140 andiamo milioni, al ragazzi, su secondo pick. 500. Cioè, Jay, devi gestirti un po' questi soldini, devi gestirti. Questa volta però. Ecco, tipo in questo caso, ragazzi, hai avuto un buon pick. Perché 55 milioni per Oscar, io li prenderei. E li prenderei subito, senza guardare gli altri. Ok, c'è Kraken e Mithful, però 55 milioni per Oscar, io me li butto. Me li butto. Me li butto. 55 milioni per Oscar e ce lo portiamo a casa, Oscar, mettiamolo come altro centrale. Quindi Oscar lo prendiamo come altro pick. E va a meno 55 e ragazzi ci troviamo a 375 crediti. Questo Oh, ragazzi è una purtroppo buonissima giocata che ho fatto, secondo me. mi sa che Secondo dovrà andare male. Quindi speriamo che Savio sia stato non troppo cattivo. me. In questo caso E prenderà passiamo al Kraken, secondo pick. sì. Quindi Secondo si pick prende è Mithful, possibile. Oscar Kraken. Ok. E il difensore È impossibile della prenderlo Mithful, Kirkwood. ragazzi. Perfetto. Allora, il Impossibile. difensore della Kirkwood non lo calcoliamo. Esatto, E abbiamo esatto. Kraken e Oscar. Prenderà Kraken, 55 e secondo me. 45. Allora, vi devo dire, a me non mi piace nessuno dei due. Però Oscar secondo me fa tanta differenza in confronto a Kraken. Per 10 milioni mi prenderei E lui. ha preso un altro il miglior pick ancora. Cioè, Jay, non ci arrivi gli attaccanti. Cioè, non ci arrivi gli attaccanti. Lui, vi dico la verità. E quindi. Ragazzi, qua si vede chi gioca al fantacalcio e no. Perché, ragazzi, bisogna sempre puntare sugli attaccanti. Andiamo ancora di Oscar. Male, Ha male, preso perché Oscar, dobbiamo va bene, ci sta, ci risparmiare. sta. Passiamo ancora avanti. Abbiamo Kilo, Yinky e Cliff. Allora, per me Cliff non è così tanto forte, quindi io lo scarterei. Yinky, non so chi è. Io potrei puntare su Kilo. Comunque sì, non è il migliore, però ragazzi spendiamo 35 milioni, comunque sono pochi. Piuttosto di prendere gli altri, che comunque il livello è lo stesso, io prenderei ragazzi Kilo. La difesa è un po' scrausa, però ragazzi provo a puntare a un top al prossimo pick. Provo a puntare al top al prossimo pick, speriamo bene, vediamo un po' cosa ci esce, ragazzi, vediamo cosa Avanti abbiamo prende Cliff e poi abbiamo Cliffone. Jay. Allora, io qua però purtroppo devo andare al risparmio, Va a quindi prendere vi Kilo. dico che mi prendo Kilo a 35. Mi prendo assolutamente Kilo a 35. Siamo già Devo in fare meno carenza di. 35, fermi, devo fare meno 35. Meno 35, ci troviamo con 340 Budget. milioni, che comunque è buonissimo. Da adesso in. Poi abbiamo Daniel Hatch, Carlos Lagarto e Iser. Ragazzi, ma onesto, onesto. Poi Vediamo cosa ragazzi, dice. io devo prendere l'altro terzino in questo caso, ma cerco ancora di risparmiare perché voglio prendere Anch'io, bene ragazzi, prenderei Iser, perché comunque gli altri sì, sono forti, ma neanche il. questo granché. Prendiamo Iser, ragazzi. 30 milioni. Ho preso sempre l'ultima scelta. No, ho sbagliato. 340. Devo fare. Meno 30 milioni. Ci troviamo. Troviamo a 310 comunque, dai. 310, ragazzi, ci prendiamo come ultimo pick. Iser. Fammi prendere Iser. Grazie, gioco. Iser. Che comunque, ragazzi, abbiamo fatto la scelta migliore, a mio parere. Difesa è un po' Regista e discutibile, però comunque conservarmi abbiamo qualcosa per gli risparmiato un po'. attaccanti, in modo che abbiamo bene la difesa, bene il portiere, bene gli attaccanti, bene il regista. Grazie, dai. Abbiamo Lagarto. Devo dire che il terzino può farlo, in realtà sono tutti un Buono, po', buono. come dire, Alla messi. fine lui ha preso molto equilibrata, però ha speso molti, molti soldi, ragazzi. Cioè, c'ha meno del budget e ha preso solo 5 giocatori. Io, ragazzi, ho preso 5 giocatori e c'ho ancora molto, molto budget. Lui c'ha meno della metà. Meno della Sì, metà. ecco che dovrebbero fare appunto terzino, Centrocampo. centrocampista. Centrocampo abbiamo Karan, Polpibody e Dera Delight. Allora, se esce un top,
potrei puntare adesso su Peabody, perché se esce un top, lì andiamo bene. Però, ragazzi, non vorrei puntare troppo su Peabody. Comunque, Peabody sì è buono, ragazzi, però. In questo caso, ragazzi, vediamo cosa Vista, sceglie infatti, Jay, poi questo era il scelgo pick io. versatile, veramente di alto avio. Non mettere i giocatori, o insomma, nel prossimo episodio, ma Vediamo full chi sceglie. season e so AICC. Abbiamo Peabody, primo pick di prendere. Facciamo Ha Kran. preso Karan, ragazzi, ha preso Karan. E sapete che vi dico? Prendo anch'io Karan. Prendo anch'io Karan e spendo 60 milioni. Prendo anch'io Karan, ragazzi, perché voglio un top. Forse uscirà un top dopo. Perché conosco Savio. Però ci prendiamo Karan, dai. Ci prendiamo Karan, ragazzi, almeno siamo sicuri di prendere un top e non rimanere nella merda come prima. 6 giocatori, 250, metà. Perfetto. E andiamo avanti. Fatemi sapere intanto sempre la vostra formazione. Cosa vi ho detto? Cosa vi ho detto? Io lo sapevo che arrivava al top. Io lo sapevo che arrivava al top. Avrei preso Peabody e avrei preso i Chioshi. Che i Chioshi, ragazzi, lo prendo, per forza. I Chioshi devo prendere per forza, ragazzi. I Chioshi è da prendere. Vabbè, ho preso Mitsuru, però avete capito. Spendiamo altri 70 milioni, ragazzi. Ci troviamo con 180 milioni Sì, da mi spendere raccomando, qui all'attacco, anche sotto, perché dopo prendo il più basso che secondo c'è. me stiamo messi abbastanza bene. Perché comunque Kran è Non anche prende a livello con Chioshi. Sky. E abbiamo. Non prende Perché questo Chioshi. Skywalk a 20 mi serve un altro. Cioè, mi prende Vediamo. Chioshi, vado a. Ma io qua mi prendo Skywalk. Mi Prendi prendo Skywalk perché Skywalker, ragazzi. voglio Prendi vedere di Skywalker. cercare di arrivare bene. Abbiamo Jordan, Yurke e Yoga. Io prenderei Yurke, ragazzi, sapete. Comunque è versatile, è buono. 35 milioni, ragazzi, li possiamo spendere per Yurke. 35 milioni e ci prendiamo Yurke. Che comunque, ragazzi, il suo lo fa a centrocampo. Il suo lo fa al centrocampo, assolutamente. È della Gal, se non sbaglio, Yurke. Yurke. Il suo lo fa. Abbiamo un signor centrocampo. Fa un po' di scarto della difesa, ragazzi, però. Bene agli attaccanti. Da Forse Jay ha gestito più di me e io lo stavo prendendo per il culo 2 secondi 25. fa. Quei Dobbiamo Yurke è un prendere, tre prendi voluto, Yurke anche vorrei. lui. Primo pick attacco. Allora abbiamo Arthur, Zell e Persun. Allora, io so che fa lo stronzo e ci sarà un pick dopo. Sicuro, perché questi non sono big, ragazzi. Io vado a prendere Persun, spendo 25 milioni. Spendo 25 milioni. Ci troviamo a 120. Fermi che devo cancellare tutto perché ho sbagliato. E prendiamo, ragazzi, Persun. Prendiamo Persun, ragazzi, per forza. Devo prendere Persun. Prendiamo Persun, lo mettiamo qua esterno. Dovrebbe essere di Orion. Persun, e mo devo trovarlo. Le De Samba. Non è di Orion. È di Orion, ho sbagliato. Ecco. Dov'è? Ma raga, ma dov'è? Fermi, dov'è? No, era di Orio. No, ma raga, sono un coglione. Sono un coglione, era di Orio, ma era del. Dov'è? Devo trovare. Mo lo devo trovare. Mo lo devo trovare. Cerchiamo qua, perso. Fermi. Fermi, non riesco a trovarlo. Non riesco a trovarlo. Dov'è? Persun! Dove sei? No, ma sono stupido. Forse è qua e poi qua. Niente, ragazzi, non lo trovo. Faccio un taglio, ma sarà meglio. Ok, so dove trovarlo, Fermi, so dove trovarlo. So dove trovarlo. So dove trovarlo, che ha perso. Eccolo qua, perfetto. Andiamo avanti col video DJ, vediamo chi Vorrei prende. dire, quindi ottimo, rimaniamo con Prendere a Zell, 125 secondo me prende e Zell. passiamo a guardare e abbiamo Vediamo. secondo me un ovviamente Arthur, Prende perché Zell Arthur. nel Prendi coso Arthur, mondiale, ragazzi, non me insomma, quindi l'aspettavo. Ragazzi. Budget 120. Prendo il top Simeon, ragazzi. Prendo top Simeon e rischio quello dopo. Perché magari quello dopo può essere buono, buono. Allora, tentiamo il rischio e prendiamo. Devo puntare a fare qualcosa. O scommetto e prendo Sahil e poi prendo il top dopo. O prendo Simeon Hype, ragazzi. O prendo Simeon Hype. Simeon Hype, però, ragazzi, sto sicuro.
Sto sicuro che Simeone Hype, ragazzi, prenderò Simeone Hype per forza, raga, devo prendere per Simeone Hype. Prendiamo Simeone Hype. So che farò la cagata del secolo, però prendiamo Simeone Hype per forza. E vediamo, ragazzi, Passiamo, mi fa l'ulti chi che prende comunque prenderà ragazzi, Blue Sea a 40, Blue Sea è da, prenderà non è Mercant, manco tra l'altro, cioè scusa, prenderà ok, non lascia attaccante, quindi direi che 5, peccato. Mercant. E c'era Gamma. Io quanti soldi ho? 120 meno 70, ci troviamo con 50 e Gamma non lo posso prendere. Però ci prendiamo Neil Turner, ragazzi, che il suo lo fa, sempre lo fa il suo. Quindi alla fine non ci è neanche andata male, ragazzi. Forse poteva andarci meglio con alcuni pick, la nostra squadra è questa. Secondo me potrebbe fare molto. Non ce lo Secondo me possiamo. potrebbe fare E molto. detto questo, Karan o stare nei 5 a difesa sarebbe. Possiamo stare per il giorno. Secondo me lo è al di sui giganti. Abbiamo comunque Yurke che è. Ho un dubbio. Ditemi i secondari. Allora, secondo lui supera le qualificazioni, ottiene accesso ai semifinali e ribatte il regno, ribatte i piccoli giganti. Allora, qualificazione, ragazzi, con questa squadra ribattiamo sì, ma secondo me, ragazzi, con questa squadra potremmo battere anche i piccoli giganti. Posso dirvi la verità. Scrivete voi nei commenti, ragazzi, però secondo me potremmo fare tanto con questa squadra, a mio parere. Alla fine abbiamo una bella squadra, ragazzi, eh. Alla fine abbiamo una bella squadra. Forse un po' la difesa, ma con Oscar alla fine ci sta, ragazzi, anche Sandra Fischer comunque è un buon portiere. A parte tanto, ma ragazzi, io avrei preso comunque. Io avrei messo invece Sandra top e King a metà. Per me, ragazzi, va bene. Io sono contento della mia squadra. Ringraziamo Jay e tutti quelli che c'erano nei commenti e nella Premiere. E ragazzi, vediamo cosa ha preso Itz. Vediamo cosa ha preso Itz. Itz ha preso. Sandra, Nathan Needful Kilo Icer, Dora Ichiyoshi Yurke, Simeon Neyle Octa. Ragazzi, praticamente ha fatto le mie scelte. Praticamente ha fatto le mie scelte. Ha preso Nathan invece che Karan. Ci può stare, ci può stare. Ci può stare. Invece vediamo beh, gli altri. Per me l'hai vinta. Ci sta. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video dove Jay farà un'altra di queste challenge e io voglio partecipare, ragazzi, è bellissimo. Ciao ragazzi.